il rapporto dell'Osservatorio sulla povertà della Caritas diocesana ha evidenziato anche per il 2018 e trend per il 2019 una situazione tutto sommato uguale, se non peggiore, con una differenza che la forbice fra i cittadini italiani e quelli stranieri si sta riducendo, con gli italiani che arrivano addirittura a superare la quota del 40%, mentre invece altre situazioni sono quelle legate ad una immigrazione che è diventata stagnante, nel senso che sono addirittura persone che sono in Italia da tanto tempo e non, per esempio, quindi i nuovi arrivati, ed altresì che c'è una povertà cronica, addirittura oltre il 30% di gente che non riesce a uscire da questo stato di abbandono. Ne parliamo con il direttore della Caritas diocesana, Don Emanuele Morelli. Come si esce da questa situazione, se si può uscire? Non ci sono ricette, si può, si deve uscire dall'assistenza. Spesso anche le nostre misure sono di carattere assistenziale, che purtroppo mantengono le persone che incontriamo nella loro condizione. Dall'assistenza bisogna passare alla promozione, a mettere l'altra persona dritta sulle proprie gambe, riconsegnata alla dignità che gli è propria. Per questo, sia come Caritas diocesana, ma soprattutto come politiche sociali delle istituzioni, bisogna pensare a misure che aiutino la persona a riconquistare questa dignità. C'è un particolare che è emerso, vale a dire la differenza fra il centro città, centro storico, quartiere ricco come quello di Porta Lucca, e le periferie, dove invece l'indice di povertà è ancora maggiore. Nel suo programma di mandato la nuova giunta si è impegnata a lavorare molto sulle periferie. Vi aspettate parecchio dall'amministrazione comunale? I nostri dati confermano che le periferie rischiano di essere sempre più periferie e di non ritornare ad essere i quartieri. I quartieri sono di per sé luoghi dove c'è una vita sociale, dove c'è aggregazione, incontro, scambio, confronto, dove si costruiscono progetti. No? È fondamentale che i nostri quartieri ritornino ad essere questo. È una sfida per la società civile, per le istituzioni sicuramente. È importante che ci si metta testa, cuore e sinergia a fare insieme, ma è una sfida anche per la comunità ecclesiale. Penso alle parrocchie che abitano, no, nei quartieri periferici della nostra città, diventare ad essere sempre più luoghi di aggregazione sociale, dove la gente si incontra, dove la gente si confronta, dove la gente parla, dove la gente sogna e costruisce una città a misura d'uomo. E quindi praticamente il messaggio è che dobbiamo ognuno fare il nostro piccolo. Ognuno bisogna fare la propria parte, esatto. È fondamentale, necessario. Con il contributo di tutti riusciremo a non lasciare nessuno indietro. E l'augurio per il 2020? L'augurio per il 2020... Con questi dati, questa è una strenna natalizia un po' particolare, sì. Nei prossimi giorni la consegneremo personalmente alle realtà, alle istituzioni della nostra città, perché è qualcosa che non solo ci deve far pensare, ma ci deve muovere il cuore e soprattutto muovere le mani, quindi testa, cuore, atteggiamenti, comportamenti, no? A fianco, prossimi compagni di viaggio delle persone che hanno più bisogno, perché non abbiano più bisogno di noi, sostanzialmente questo, perché possano davvero vivere con le loro risorse e contando sulle proprie forze. L'augurio è che ci sia una società civile degna di questo nome, cioè tante persone ci sono, no? Penso a tutti i volontari, nelle associazioni, nei servizi, ci sia una società civile che racconta il livello di prossimità, no? La cura delle relazioni, la cura dell'incontro, e questo è fondamentale, che cresciamo dappertutto, non solo a Pisa, eh? Il nostro sguardo è uno sguardo diocesano, anche nei territori periferici della nostra città, della nostra diocesi. Cresciamo su questa dimensione di cura, di attenzione e di prossimità a chi ha più bisogno. Grazie mille.